Dopo abbiamo chiamato una persona che ci conosciamo, che in Germania, abbiamo chiamato a lui, abbiamo detto guarda che siamo qua in Italia, noi non lo sapevamo dove, da dove andare, cosa facciamo qua? Ha detto allora voi venite qua in Germania. E siamo andati a Bolzano, lì abbiamo trovato le persone che ci potevano portare in Germania. Abbiamo pagato 1.000 euro. Ci hanno detto, ma dove andate? Abbiamo detto che andiamo a Hamburgo. Hamburgo. Eravamo più o meno 15 persone, abbiamo salito su questa furgone e ci hanno portato in Germania. Poi abbiamo capito che lì è Nurnberg lontano da Hamburgo. Allora noi abbiamo cercato il biglietto per andare a Hamburgo. Allora lì è rimasti mezza ora, dopo mezza ora è venuto la polizia tedesca, ci ha chiesto dei documenti. E dopo 2 anni scoprono che sono stato in Italia, quindi per la legge non dovevo stare lì, dovevo richiedere l'asilo politico in Italia prima. Quindi anche lì hanno detto che è un paese europeo, quindi perché non sei stato lì a tentare? Vamo prima lì e poi vediamo. In Germania ero mantenuto dal governo, cioè avevo il posto dove dormire, dove mangiare, davano anche i soldi per andare in giro, insomma. Polizia ci ha chiesto, ma come, perché siete venuti qua in Germania con questo permesso di soggiorno? Perché avete chiesto in Italia rifugiato politico. Allora abbiamo detto che noi non possiamo, non potevamo stare lì in Italia perché non conoscevamo nessuno. Come facevamo a stare là? Abbiamo pensato che a Europa è tutto uguale, che possiamo girare tutte le parti, non lo sapevamo che è così. Poi noi siamo rimasti in galera per 2 mesi e 22 giorni. Poi ho detto a mio amico, fratello, io voglio ritornare in Italia. Se tu vuoi venire con me, andiamo. Sono arrivato a Roma, a Fiumicino, e poi mi hanno portato in questura, mi hanno preso tutti i dati, poi mi hanno detto che dovevo andare via. Quindi io ho detto io non posso andare da nessuna parte perché non sono abituato a dormire sotto il ponte, ho detto. Troviamo stesso posto a Crotone, stesso campo, non la stessa baracca, non stesso caravan, ma stesso posto a Crotone. Dopo qualche mese la commissione di Roma ci ha dato negativo. Abbiamo detto, ma scusa, ma perché questa? Noi andiamo in Germania e ci calciano via, veniamo qui in Italia e ci calciate via, ci dite andate fuori d'Italia, fuori del nostro paese, ma come mai? Niente, sono stato un anno, poi dopo mi hanno dato la risposta negativa che non mi riconoscevano il diritto all'asilo politico. Però è stata l'Italia a volermi il trasferimento da Germania qua, quindi c'era qualcosa che non andava. Di nuovo dovevo lasciare il territorio. Quindi ho fatto il ricorso dopo un anno, un anno di lotta, di varie cose, mi hanno riconosciuto. Allora abbiamo chiesto un'altra volta di andare in Commissione di Roma. Allora, dopo qualche mese ancora, la Commissione di Roma ci ha chiamato di andare là a tribunale. Allora sono andato là, ho detto tutta la mia storia, perché sono venuto qua, perché sono rifugiato, perché io sono scappato dalla Turchia. Allora ho spiegato tutto, sono ritornato. Dopo qualche mese ancora hanno dato positivo, che hanno accettato la mia domanda di rifugiato politico. Io sinceramente oggi mi danno visto, dici vai tornare al tuo paese, tu poi in queste condizioni non ti restiamo, io non lo torno perché non sentendo libertà,
non lo vedo libertà. Lo vedo quella gente, stanno male, io non ce la faccio, in realtà. Vivere come qua, come vivono in Europa, libertà di espressione, libertà di dire, di parlare, di pensare, tutte quelle cose lì. Io vivo come un italiano, che stiamo bene, lavoro, poi c'ho la macchina, c'ho la casa, sono libero, posso andare dove voglio, posso fare quelle che voglio. Diciamo che va bene così, perché nessuno viene a bussare porta mia, non mi, non, nessuno mi qua tratta male, nessuno mi minaccia, queste cose qua, e piccole cose, è normale che, vabbè. A noi piacerebbe vivere come gli altri, però abbiamo una questione, prima di tutto, cioè dobbiamo tenersi di botte, di non mollare, di andare avanti. Noi cerchiamo la libertà a vivere liberi sulla nostra terra. Noi non vogliamo nessun'altra cosa. Io purtroppo non sono riuscito a fare quello che volevo, cercare i miei figli a fare veramente qualcosa per quello popolo. Non soltanto per tutti i popoli, per tutti i diritti civili. Perché diritti civili a difendere dovrebbe essere nostro lavoro. Perché la libertà è molto importante. Invece al nostro paese noi non potevamo fare quello che volevamo, perché eravamo stretti di fare come voleva la Turchia. Noi non potevamo anche parlare la nostra lingua curda. La nostra lotta è per l'identità, per l'orgoglio, per una terra, cioè una terra che si può vivere con la democrazia, con pace con gli altri. E libertà è tutto. Quando uno è libero si sente libero come uno che è innamorato e ha perso la testa. Perché libertà è molto importante, non è una parola che diciamo che come rispetto agli altri parole. Ma libertà per me significa tanto. La bellezza per noi non è che tanto importante da noi, non è che noi la bellezza, amiamo la bellezza, amiamo la personalità. Quando una persona brava può essere nero, può essere bianco, può essere basso, alto, per noi non c'è niente. È un amore, sai? Mi dà forza andare a lavorare e sopravvivere. Ho conosciuto dei amici qua a Modena come Emo, che facciamo la musica insieme, è un bel divertimento per noi. Siamo nati liberi, perciò perché non vivere liberi?